Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Dietro le Quinte. Quest'oggi, prima di iniziare con la carrellata, sono tre le interviste che vi proporrò nel corso di questo nostro breve incontro. Vorrei ricordare anch'io la figura di Freak Anthony, un grande personaggio della scena non solo musicale bolognese, infatti non è solo legato alla sua attività con gli Skiantos, ovviamente, ma anche tutte le varie declinazioni dal punto di vista satirico e del divertimento che ci ha regalato in tutti questi anni, a cominciare da quel Beppe Starnazza ai Vortici che ci fece ridere e ci fece tornare ai tempi di Fred Buscaglione, un artista che in molti abbiamo amato. Detto questo, la figura di Freak Anthony io la voglio ricordare soprattutto per quell'uomo gentile che era anche nel suo quotidiano e soprattutto per gli aforismi che ci ha regalato, che erano veramente molto molto intelligenti e pieni anche di significato. Detto questo, un saluto ancora, ciao Frick, e veniamo alla puntata odierna. Iniziamo subito con, ho incontrato il regista di uno spettacolo che domani sera sarà in scena al Teatro di Pieve di Cento, tra l'altro ritornato dopo tanto tempo a causa del terremoto, è stato rimesso in sesto veramente molto bene e quindi continua l'attività di questo teatro che domani sera vedrà in scena uno spettacolo dedicato alla grandissima Nina Simone, una delle figure più importanti della musica, soprattutto afroamericana e soprattutto anche per quello che ha fatto a livello di diritti civili. Ne abbiamo parlato con il regista di questo spettacolo, che si chiama Corrado Gambi. Lo spettacolo If I Had My Way, I'd Been a Killer nasce nel 2013 in occasione del Festival Dozza Jazz 2013, appunto, dall'incontro con la cantante Valentina Monti, Dagmar Benghi alla chitarra e Diber Benghi al piano. Ed è uno spettacolo prodotto da Compagnia Teatrale della Luna Crescente e Combo Jazz Club di Imola. Dedicato alla figura di Nina Simone, dedicato alla produzione di Nina Simone relativa alla difesa del movimento per i diritti civili dei neri americani. Si è scelto la figura di Nina Simone perché è una figura tra le più incredibili del panorama della musica del Novecento. È stato prodotto in occasione del decennale della morte di questa grande musicista e abbiamo cercato di darne un taglio forse tra i meno conosciuti. Nina Simone ha prodotto all'interno della sua carriera musica di tutti i generi, dal rock al blues al jazz, e questo legato al movimento per i diritti civili è forse la parte più intima, più vera di Nina Simone, una cantante che non è mai scesa a compromessi nell'arco della propria carriera e che è riuscita attraverso appunto questi contenuti di carattere politico a mettere comunque in scena un'intera generazione. È uno spettacolo che nasce con il riarrangiamento di alcuni appunto dei brani della sua produzione. È uno spettacolo con la presenza di video, oltre che chiaramente alla parte più teatrale. Ci è sembrato che questa figura meritasse un tributo appunto a 10 anni dalla scomparsa. Tributo che continua perché dopo la produzione di questo spettacolo, che tra l'altro sarà in scena al teatro Alice Zeppilli di Pieve di Cento e di nuovo all'interno della rassegna del Teatro Comunale di Dozza, è praticamente. Diciamo che abbiamo voluto continuare questo omaggio andando in studio di registrazione per 5 mesi, da agosto 2013 fino a questo gennaio, producendo un CD che sarà presentato in anteprima appunto a seguito dello spettacolo di Pieve di Cento e che è una scommessa per noi vinta di riuscire a mettere su CD tutto quello che c'è nello spettacolo. Chiaramente non c'è la parte visiva e abbiamo cercato di renderne le suggestioni soltanto con l'uso del sonoro.
E dopo il teatro parliamo invece di cinema e parliamo di Tutta colpa di Freud, un film che sta avendo grande successo al botteghino, un film intelligente che ha un protagonista finalmente diventato tale, insomma, dopo tanti ruoli da comprimario, chiamiamolo così, o comunque da attore di seconda fascia, finalmente è diventato protagonista di una commedia romantica molto divertente, molto bella. Lo abbiamo incontrato nella sua venuta bolognese, lui è Marco Giallini. Allora Marco, intanto finalmente protagonista indiscusso, no? Ormai sei diventato, dopo il film con Verdone, che ti ha dato anche una popolarità che insomma meritavi dopo tanti anni, e questo mi sembra un film perfetto perché il tuo ruolo è veramente interpretato con un'umanità. Nonostante sia una commedia romantica, no? Però uno esce dal cinema anche con qualche cosa, gli resta qualcosa in testa. Almeno io ho avuto questo tipo di esperienza, ecco, vedendo un film dove il tuo personaggio emerge proprio per la sua umanità e per la sua saggezza. Quindi gli psicologi italiani ti faranno un gran regalo. Sì, ho letto alcune cose che hanno scritto gli psicologi sui social network, eccetera, che insomma hanno parlato anche con Paolo, che insomma sono stati contenti almeno alcuni, non lo so, quelli che hanno scritto, di come ho rappresentato la categoria. Ma in realtà, come tu sai, insomma, essendo conoscitore di cinema, è un ruolo abbastanza inusuale per me, no? O i poliziotti, o i banditi, oppure no, i comici, scusa, i personaggi comici o comunque brillanti di Verdone o di Ravello, di Leo, di Ma poi qui Genovese. sei proprio al centro della narrazione, no? Il Sì, tuo personaggio è il tiene cardine. un po' il cardine, sì. E io il fatto del protagonista non mi sono mai fatto problemi. E quando sei protagonista di un film hai più responsabilità, comunque anche con voi, no? Con i media, eccetera. Ma questo è bello perché, come diceva Mastroianni, gli attori spendono tutta la vita per diventare popolari, poi quando lo diventano mettono gli occhiali scuri per non farsi riconoscere. Io invece, no, dico, non tutti, però insomma, a me No, piace che la gente. beh, c'è il fenomeno Mi del divismo, insomma. no, ma io non mi tocca, io sono un padre di famiglia. No, però devo dire, nonostante io sia alla vecchia maniera, ma sei anche molto affascinante nel film. Non che adesso non lo sia, cioè, qua abbiamo delle luci terribili, però no, devo dire, ci sono dei momenti, ero di fianco a una ragazza, ho detto, ma guarda com'è, è ribadito, cioè, non so se Sì, le ma luci, insomma insomma, è io tutto. spero. Ma No, in anche perché realtà nel film c'è Liotti, c'è c'è un po' di Gasman, mezzo, insomma, no, certo. quindi. No, insomma, ma sì, insomma, ho avuto sempre abbastanza successo con le donne, nonostante la faccia. No, beh, Vabbè, però no, ma in questo caso però però viene fuori anche un sì, altro Giallini, no? personaggio, Rispetto. sì, molto, molto affascinante perché un padre così, insomma, un po' goffo, ho cambiato anche la camminata, cammino un po' come si dice a Roma, alle 10:10, non so come dicebbero Sì. anche qui. No, tra l'altro poi sempre con la camicia bianca, Sì, sei poi un già. po' più goffo, mi tocco, che corro. Io invece, insomma, non dico, voglio dire che sono un atleta, però insomma, palestra, cosa, sono uno che si muove molto, vado, insomma, sono un appassionato di moto, come forse saprai, perché è il basso, hai detto, eh. No, lo so, Allora, perché l'altra volta avevamo parlato l'altra volta ne ho parlato della con tua Cinenzo vicenda, pure. Eh sì, mi appunto, che a ricordo. 16 anni era venuto a vedere i Clash in Sì, Piazza Maggiore, quindi già quello con ti aveva. 79, Avevi. avevo 16 anni. Avevi. Beh, adesso non siamo. No, però mi avevi colpito proprio perché questa esperienza, no, Sì. di giovane rocker mi accomunava, Ti cioè, mi ricordo, sì, mi ricordo. accomunava. E quindi mi piaceva questo tuo essere anche rocker, oltre Infatti che. qui, come dicevi tu, c'è un po' cambiato e questo mi è. Però io non è che adesso, perché ho fatto, diciamo, come hai detto tu, comunque il fulcro, il protagonista del film, i protagonisti sono tutti, però insomma io sono un po' il collante, eccetera. Devo rifare il protagonista. Cioè io non mi No, sono no, mai no. posto. No, è un discorso mio. Io adesso farò un film magari con. Dove farò la spalla a un altro attore, poi dopo farò un film, se Dio vuole, da protagonista insieme a una bellissima donna, che poi No, ma mi fa dopo. A piacere, me dato che io piace ti ho seguito, lavorare, no, io ho quindi. seguito un po' la tua carriera come tanti altri tuoi colleghi, per esempio Battiston è un attore che io adoro, anche se devo dire che è difficile vederlo come protagonista, Certo, soprattutto in un film, vuoi per sì. la stazza, vuoi per tanti altri motivi. Sì. E per cui,
vedere che comunque il cinema comincia anche a darvi delle chance diverse, perché comunque avete fatto una gavetta incredibile, insomma, e poi avete fatto il film tra cinema e televisione, poi tra l'altro, ma io amo talmente questo mestiere, che amo tutto, vado a guardare elettricisti, cose, io l'ho sempre presa, insomma, ne abbiamo parlato già, perché ma l'ho sempre presa abbastanza così, alla leggera, come va presa, come un altro lavoro. Poi dopo il fatto che la gente mi saluti per strada ogni due metri, adesso proprio anche qui appena arrivato, a me fa solo che tanto piacere con poter conoscere la gente. In realtà ho voluto fare questo mestiere per conoscere la gente. Ma guarda, è una mi cosa che... un po' solo nel ma... mio... Ma sai cos'è il bello di chi fa le cose come te, anche nella musica, no? Ci sono molti tuoi colleghi che io conosco e stimo ed apprezzo, proprio perché rimangono se stessi, cioè Lucio Dalla, per esempio, che è stato tanto ricordato, era uno che girava per la strada tranquillo, cioè non aveva il problema, no. E voglio dire, come personalità... Voglio dire, ti conoscono e tu no, e io però se avessi la possibilità, ma io tante volte mi devono cacciare via, a me, mi devono dire, signor Giallini, devo andare a pranzo. Mi ricordo l'altra volta, ho finito l'intervento. Capito, a me piace molto parlare, conoscere gente veramente, e cerco di dare il meglio. Poi dopo ci sono alcuni che non capiscono, allora magari ecco. Si approfittano magari di cose, no si approfittano nel senso che magari a chiederti delle cose, no? che tu non puoi. Poi invece c'è la gente, come tutta l'umanità è così, ma insomma la gente... No, vabbè, quando sei sovraesposto, insomma, quando sei sovraesposto ti può capitare il caso sociale. Tutti, certo, certo, certo. Quello è il lato forse negativo, sì, perché non capiscono che tu poi hai una vita privata anche e hai dei momenti che vuoi, insomma, magari vuoi stare da solo. Sai, insomma, ti tiro su insieme a dei parenti, sto da solo io, di conseguenza insomma la mia vita privata è ancora più, in questo momento poi ci sono proprio i fotografi, è una cosa che mi stupisce, no? Però... mi ha fatto molto piacere quando ho visto che ti hanno premiato ed è stata toccata, cioè io a casa sono rimasto toccato da... perché tu comunque sei una persona, almeno io non è che ci conosciamo da dire anche nella vita privata, però riesci a renderti empatico, non so come dire, te lo dico proprio da persona, non da attore o da intervistatore, ecco, per cui però nel film diciamo che l'aspetto forse più interessante secondo me è il rapporto che hai con le donne, perché sei praticamente un uomo che è al centro, insomma, tre figlie, una signora che ti piace, la moglie che se n'è scappata, insomma, una vita, adesso non stiamo a dire come finisce perché non mi piace raccontare i film, però anche il finale ha un suo perché, cioè il tuo personaggio... La piccolina che viene da me, insomma, sì, vabbè, questo non... Signorina, mi riconosce? Mi scusi, un'ex amica, e niente, insomma, c'è sempre questo fatto di stare in mezzo a tutte donne, insomma, sia... Poi una diversa dall'altra, per cui, insomma... Cioè... Una diversa dall'altra, anche come problematiche, no? Abbiamo l'omosessuale, la romantica, diciamo, è quella troppo romantica che si innamora di un cinquantenne, che non ci sarebbe nulla di male se lei non avesse neanche 18 anni, insomma, perché se una ha 30 anni e l'altro 60, ormai ci fa più caso nessuno, ma 18 sono pochi quelli di lei, non no? Più che altro però un cinquantenne, cioè se fossi stato io anche poteva, ma insomma Gasman se la può giocare con una diciottenne, insomma sì, siamo realistici, no però un po' come Iannacci nel film di Castellitto, cioè, che era veramente molto anziano, insomma un po' la falsariga si ripete, però in questo caso è anche è più comprensibile. Non ti dà fastidio, neanche quando li vedi sul divano lì non ti dà fastidio, perché Alessandro comunque ha una fisicità anche molto giovanile, ma il discorso è che insomma io ho due maschi, ho dovuto un attimo pensare all'inverso, poi insomma tre donne sono loro, anche no, poi fantastiche, guarda, io la foglia neanche ci rientrerei, insomma, no ma però, tra l'altro è bellissima la scelta del cast, perché sì, no, insomma la foglietta è uno dei miei, speravo che la portaste, ma vabbè. No, alla febbre alta. Ieri non è venuta neanche in un altro, è andata neanche a fare le prove, perché forse facciamo un altro film insieme.
e insomma. Beh, insomma, grazie mille per essere tornato a Bologna, perché insomma quando vieni qua io vengo volentieri a trovarti. Sempre a Piazza Maggiore, perché io, essendo, come abbiamo detto l'altra volta, insomma. Ci devono essere Radiohead, solo che purtroppo col terremoto, sì, dopo. Io non è che sono molto un fan del Radiohead. No, io li ho visti, però devo dirti che sono dal vivo sono meglio. Ho visti già due volte, devo dirti che. Sono tra i più grandi, però io. Ho altri. Un grande gruppo, però non ho neanche un disco. Forse sono un po' troppo cerebrali, ecco, le loro ritmiche. Io sono più 1, 2, 3, 4, diciamo. Beh, compenso a Bologna c'è stato Johnny Marr, mi ha fatto tornare indietro. No, bellissima serata, tra l'altro. Ah, sì? Ha cantato meglio di Morris. Non credo, però te lo posso garantire. Io ho visto Morris, per me vabbè. Faccio vedere la registrazione. Ok, grazie mille Marco, in bocca grazie al lupo. A te, grazie a voi, ciao a tutti. E dopo aver parlato di cinema torniamo al teatro, un teatro musicale, l'Opera, che rappresenta sicuramente uno dei grandi palcoscenici anche a livello internazionale. Mi sto riferendo al Teatro Comunale di Bologna, che ha iniziato la sua stagione con il Parsifal, grande successo, regia di Romeo Castellucci. Adesso invece si prosegue con un'altra opera classica, potremmo dire, visto che è La Tosca di Puccini, uno dei classici del nostro teatro d'opera, e quindi ne abbiamo parlato con il direttore artistico del Teatro Comunale, Nicola Sani, che ci racconta anche il significato di questa opera di Puccini. Per cui su questo ultimo intervento io vi saluto, vi do l'appuntamento alla settimana prossima, sempre con Dietro le Quinte e sempre da questi microfoni. Nicola Sani del Teatro Comunale di Bologna. Tosca è una tragedia lirica, è uno dei più bei drammi che l'opera ci abbia tramandato, che il grande repertorio lirico ci abbia tramandato, e soprattutto è un'opera che non finisce di sorprendere, perché è di una modernità straordinaria. Cioè, se pensiamo che in realtà il Novecento si apre con Tosca, con la Tosca di Puccini, ci rendiamo conto quanto quest'opera porta di novità e di modernità, e quanti rapporti magari non consueti, magari non previsti, magari non considerati ci siano tra la Tosca e il teatro musicale moderno. L'interrogatorio di Cavaradossi, ad esempio, il prolungarsi di questa estenuante confessione, la tragedia personale di Tosca, la sua visione di eroina quasi sconfitta, ma vincitrice sul piano naturalmente morale. Lei, pur non essendo una donna dalle qualità morali ineccepibili, quindi una donna a cui la società del suo tempo avrebbe dato posto quasi una sorta di critica, di veto, e invece trionfare in un amore potente, possente, e che non conosce limiti. Ci sono stati registi che hanno voluto vedere la caduta di Tosca, il volo finale di Tosca, come una sorta di proiezione in un infinito psicologico, e non soltanto la caduta a volte buffa e bizzarra da un palcoscenico, perché per simulare il corpo vuoto che vola da Castel Sant'Angelo. È quindi un'opera molto più introspettiva, molto più psicologica, molto più simbolica di quanto non si pensi. La figura di Scarpia, ad esempio, è una figura certamente il cattivo della situazione, ma anche qualcuno che porta dietro con sé dei valori di perversione che troviamo poi percorrere il Novecento in altre figure. Mi viene in mente quella di Barba Blu, ad esempio, che non ha a che vedere in maniera diretta, ma senz'altro fa parte di quella schiera di figure di sfruttatori della femminilità e di determinate qualità della femminilità, che hanno in maniera perversa attraversato l'opera lirica del XX secolo. Quindi con Tosca si apre una problematica anche sociale e di rapporto con una società nuova, con una società che ascolta il suono in maniera nuova, che interpreta il dramma musicale in maniera diversa, in maniera, diciamo, oggettivamente civile dal punto di vista proprio della vita di una
società che si apre alle nuove problematiche di un secolo che doveva naturalmente sconvolgere completamente il mondo. Questo Puccini lo percepisce, ma percepisce anche l'importanza di nuovi fermenti nelle arti. Pensiamo a quanto Tosca ha avuto importanza nell'ambito cinematografico, ad esempio. La sua fortuna non è stata soltanto una fortuna di rappresentazione, sappiamo i film che sono stati tratti da Tosca, ma anche musicalmente. Se noi ascoltiamo con un atteggiamento diverso da quello dell'ascolto della normale opera lirica Tosca, vediamo quanto sia forte la sua influenza, ad esempio, nelle colonne sonore di tanti compositori, di tanti musicisti, primo fra tutti Ennio Morricone, che si sono richiamati a quella concezione proprio della musica e dell'uso della musica in funzione scenica, i piani sonori, le campane in lontananza, il fatto che siamo immersi in un paesaggio sonoro, no? Quello della Roma di quegli anni, che prepotentemente entra nella narrazione musicale, quindi questa idea dell'oggetto sonoro che si faccia largo già in Puccini non è cosa così ovvia, così banale. Per quanto riguarda il cast, è un cast assai ricco, facciamo molte recite, quindi abbiamo ben tre Tosche che si avvicendano nel ruolo: Ainhoa Arteta, Annalisa Raspagliosi e Tiziana Caruso. Quindi a tre Tosche corrispondono tre Cavaradossi, sono Stefano Secco, Massimiliano Pisapia e Jimmy Ung-hoon. Tre altrettanti sono i baroni Scarpia, Raimond Aceto, Angelo Veccia e Thomas Hall. Sono tutte figure che ritroviamo con grandissimo piacere al Teatro Comunale di Bologna e che fanno parte di un percorso in cui le abbiamo già potute avere sul nostro palcoscenico. Cesare Angelotti, Alessandro Svab, il sagrestano è Alessandro Busi, Spoletta Cristiano Olivieri, Luca Gallo interpreta Sciarrone, il carceriere Michele Castagnaro che si alterna con Raffaele Costantini, la pastorella Valentina Pucci si alterna con Alice Bertozzo. Il direttore di questa produzione è Yadel Bignamini, un giovane direttore italiano che sta facendo già parlare di sé sul piano internazionale con grandissimo successo, e quindi siamo felici di ospitarlo per la prima volta in un titolo d'opera al Teatro Comunale di Bologna. Lo spettacolo è uno spettacolo del Teatro Comunale di Bologna, proviene da un'originale regia di Alberto Fassini. Qui lo spettacolo è reinterpretato liberamente, a partire da quell'allestimento, da Gianni Marras, che è il regista titolare dell'ufficio di regia del Teatro Comunale di Bologna.